Ciao ragazzi, video veloce, pit stop veloce perché domenica si parte e siamo senza freni, quindi in questo video vedremo come sostituire le pastiglie al volo originali Harley Davidson. Codice lo vedete qui, ve lo metto in descrizione. Il kit comprende le due pastiglie nuove, kit molletta e perni di ricambio. Anche se comprate Brembo o EBC, vi danno solo le pastiglie e potete recuperare quelle già presenti. Per verificare l'usura dei freni, basta fare una semplice operazione. Come potete vedere, le pastiglie hanno questi scalini qua. Quindi voi, quando andrete a vedere di fronte il disco, come potete notare, io ormai sono arrivato, non ho più niente da consumare, praticamente nel lato interno ne ho un po' di più nel lato esterno. Però, siccome devo affrontare 2000 km, come potete vedere, la scanalatura, questa qui, non è più visibile. Quello è il punto di controllo per capire lo stato di usura dei freni. Adesso procediamo con lo smontaggio. E nel frattempo, se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, perché a 300 iscritti metteremo il video bomba su come attivare la linea accessori usando l'impianto originale. Tornando a noi, chiave esagonale da 5 mm, andate nei fori, allentate i perni di blocco della molletta. Comunque, con le pastiglie originali sono riuscito a fare 23.000 e passa chilometri, usando molto il freno motore, accompagnando col freno dietro, con una guida abbastanza tranquilla barra divertente. Una volta allentati con la chiave esagonale, se non riuscite a farli venire via aiutandovi con la chiave, prendete una punta piccola dalla parte posteriore, infilate dentro, spingete e lì tirate fuori. Ecco, in modo da iniziare a liberare la molletta. Vedete, io ficco il perno in questo caso, questo viene fuori e la molletta è venuta via. Vengono anche i trucioli, vuol dire che siamo arrivati proprio all'osso. In questo caso adesso noi abbiamo, come potete vedere, le pastiglie completamente finite. Dobbiamo allargare i pistoncini in modo da poter infilare le pastiglie nuove, perché lo spessore, come potete vedere, è molto più spesso di come adesso, quindi dobbiamo far rientrare i pistoncini qui. Possibilmente, se voi avete a disposizione un pulitore freni, date una bella pulita, una bella soffiata col compressore in modo da tenere i pistoncini puliti mentre si arretrano. Mentre arretriamo i pistoncini, ci aiutiamo con un cacciavite. Facendo così, piano piano, delicatamente, vedete che rientrano. Dovete anche fare attenzione a tenere sotto controllo il livello dell'olio, perché se il livello dell'olio dallo spioncino sale troppo, quello potrebbe spurgare di qui. Quindi qui vi conviene mettere un panno. Ci avvantaggiamo delle pastiglie usurate, mandiamo indietro, allarghiamo i pistoncini più che possiamo. In modo da spingerli totalmente dentro, facciamo un po' di leva in modo da non rovinare il disco. Lentamente, non abbiate fretta, il pistoncino deve rientrare quasi del tutto nella pinza. Ok, arrivato a questo punto, prendete le pastiglie, le tirate fuori ed ecco qua, vedete? Questa è una e questa è l'altra. Come potete notare, siamo arrivati proprio al limite dell'indecenza. Guardate che differenza.
Adesso non ci resta altro che prendere le pastiglie, rinfilarle dentro tra il disco e il pistoncino, se il pistoncino è totalmente arretrato non dovremmo avere problemi. Ed ecco qua, la prima è andata. Adesso facciamo scorrere dentro la seconda, fermiamoci più o meno a questa altezza qui, perché poi il perno andrà a bloccare tutto e la molla andrà a fare il resto del lavoro. In questo caso la molla la mettiamo nuova, visto che nel kit Harley è compresa. Ah, vi ricordo che queste in concessionaria costano 90 euro, quindi molletta nuova, mi raccomando. Vedete? Occhio al riflesso, c'è una freccia con la scritta up, la freccia va verso l'alto, va messa così, va messa così. Si prende il perno nuovo, si calza dentro in modo che prenda sia la pin sia il buco, questo qui deve passare in mezzo qui e riprendere l'altra e uscire dall'altra parte. Quindi voi fate così, vi aiutate con la mano davanti spingendo la pinza nella parte anteriore. Cavolo, schiacciate un po' la molletta e il gioco è fatto. Andate, mandate un po' in battuta, prendete il perno nuovo, stesso lavoro, infilate, fate passare sia nelle pastiglie che dentro la molletta, schiacciandolo un po', deve passare sopra, vedete, rimane così, ficcate dentro e poi iniziate di nuovo ad avvitare. Ecco fatto, avvitate una strettina, due pompate, mi raccomando. Andiamo a controllare, l'olio è a posto, non è uscito niente, due pompate, il freno viene duro e le pastiglie sono sostituite. Questo è quanto, ragazzi. Tempo del video, meno di 10 minuti. Una chiave da 6 e un cacciavite. Se rimanete per strada, operazione semplicissima da fare in poco tempo. Mi raccomando, controllate le pastiglie. Adesso che sono nuove, potete notare che la pastiglia si vede benissimo. Quindi per controllare se siete a posto con i freni basta guardare le scanalature. Ed eccoci qua. Quindi operazione semplicissima da fare in pochi minuti. Se rimanete per strada senza freni, trovate un ricambista e vi sostituite i freni con una sola chiave. E mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, perché io vedo che voi guardate i video ma non lo fate, però di schiacciare il tastino. A 300 iscritti, video bomba, anteprima su come attivare la linea accessori, tac, e dare alimentazione comandando con l'impianto originale dei faretti, dei led, qualsiasi cosa. Mi raccomando, iscrivetevi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!